mangia di questo pane vivrà in Questa parola Corpus Domini racchiude tutto quello che stiamo celebrando. Le parole che abbiamo letto, ascoltato dal Vangelo di Giovanni, le parole che l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Corinti ci ha rivolto ai cristiani di allora, ma ai cristiani di sempre, quindi anche a me e a voi stasera, ecco, accompagnino questo gesto particolare. Dunque, prima di tutto, quel pane consacrato, quel vino consacrato, non è un vago segno di comunione, ma è una realtà vera, tanto che questa realtà vera sarà di difficile comprensione, non solo per gli abitanti di Cafarnaum, ma direi per gli abitanti di sempre. La tentazione è quella di ridurre l'Eucaristia così a un segno, a un simbolo. No, l'Eucaristia è il corpo del Signore Gesù Cristo. Questa per volontà sua, non certo per scoperta nostra o tantomeno per azione nostra. Quindi non una vaga, ho detto un vago ricordo, un vago simbolo che non è pieno di realtà, ma una realtà profonda, tanto che serve questa realtà per entrare nella comunione profonda con Gesù Cristo, una riunione una unione profonda, l'abbiamo appena sentito, che si prolungherà per la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste parole spesso vengono pronunziate durante le esequie, proprio per
sottolineare la realtà. Poi le parole dell'Apostolo Paolo, poiché anche se siamo molti, ha detto ai Corinti e quindi anche a me e a voi stasera, anche se siamo molti, tuttavia formiamo un corpo solo, perché non per una solidarietà umana rispettabile, ma solo su un piano umano, ma per una solidarietà che nasce dalla comunione dell'unico Cristo, dell'unico corpo di Cristo. Ecco allora l'atteggiamento di lode e di ringraziamento e di intercessione, perché questa Eucaristia formi davvero sempre di più quell'unico corpo uniti fra di noi e uniti a Gesù Cristo. E proprio perché non è un vago ricordo, ci metta sempre in relazione profonda con la sua persona. L'anno prossimo pastorale, cioè quando a settembre, ecco, dedicheremo un anno intero a meditare la realtà dell'Eucaristia e tutte le varie conseguenze, felici conseguenze, impegni anche che l'Eucaristia chiede alla nostra Chiesa, chiede a me e chiede a ciascuno di voi. Ecco, prepariamoci a fare questo cammino insieme, accompagnati dalle parole che abbiamo ascoltato varie volte nel tempo pasquale, il racconto dei discepoli di Emmaus, lo riconobbero nello spezzare il pane. Ecco, queste parole ci accompagneranno per l'anno prossimo, proprio per il nostro cammino sinodale e il nostro cammino di catechesi e di approfondimento, per diventare sempre di più quell'unico corpo stretti all'unico Cristo di cui l'Apostolo Paolo ci ha messo davanti. Ed ora, con la professione di fede, continuiamo la nostra celebrazione. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Amen. 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 Amen.
del tuo aiuto, tu sei la forza. Se temo la morte, tu sei la vita eterna. Se desidero il cielo, tu sei la vita. Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. Se cerco il cibo, tu sei il movimento. Thank you.
mistero di dolcezza. Ne chiama, o guarda anche nella morte e risurrezione del tuo figlio, e redento tutti gli uomini. Custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nella sidra celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.